Allora, Vittoria Puccini, nella vita facile è il tuo primo ruolo in una commedia. Innanzitutto ci racconti com'è andata questa esperienza? Innanzitutto speriamo non sia l'ultima, nel senso avevamo fatto bene a non offrirmele prima e lo capiranno con questo film. No, ma lo spero che non sia l'ultimo perché mi sono divertita molto. Era la prima volta che mi mettevo anche in gioco, scoprendo il mio lato forse più leggero, più divertente, più comico, per cui sì, mi sono divertita, è stata un'esperienza nuova che rifarei subito. E poi devo dire che sono stata aiutata dal fatto che comunque lavoravo su questo film con due attori che sono anche due amici, con cui è stato semplice quindi entrare in sintonia e soprattutto con i quali si creavano situazioni comiche anche fuori dal set, nella vita poi di tutti i giorni, anche quando abbiamo vissuto insieme a Otranto in Puglia o in Kenya dove sono state effettuate le riprese, per cui diciamo che sul set portavamo quella comicità, quel divertimento e quella sintonia che poi avevamo anche fuori dal set. Tu avevi già lavorato sia con Pierfrancesco che con Stefano in Baciami Ancora, quindi com'è stato ritrovarli, soprattutto Stefano, con cui invece in Baciami Ancora praticamente vi ammazzate mentre qui vi amate da morire? Sì, ci amiamo, però alla fine, insomma, Non ce la insomma, può. senza svelare niente, non è così scontato, ecco il finale. No, ma ci amavamo molto anche in Baciami Ancora, in realtà, perché alla fine, anzi, Baciami Ancora è un finale super romantico, in cui c'è proprio un trionfo dell'amore, del sentimento, per cui. Ma diciamo che ormai io e Stefano, non lo so, siamo tipo fratello e sorella, non lo so. Infatti adesso no, gli voglio proporre, visto che siamo anche in tempi di crisi, di fare una cosa tipo prendi due e paghi uno, che magari funziona, capito? Cioè, così le produzioni possono. No, a parte gli scherzi, lavorare con lui ormai è una cosa che mi viene proprio naturale ed è piacevole perché poi Stefano è una persona molto generosa, molto aperta, è un compagno di lavoro fantastico. E con Pier Francesco avevo lavorato meno perché l'avevo incontrato, lo conoscevo e l'avevo incontrato su Baciami Ancora, però avevamo poche scene insieme, per cui quella è stata più una scoperta e mi sono, devo dire, trovata benissimo anche con lui. Per cui, e quando poi comunque lavori con attori di quel calibro, è veramente bello perché riesce a entrare nelle scene, anche se ovviamente c'è una preparazione, c'è un lavoro che viene fatto prima, però c'è un qualcosa anche di naturale, c'è una scintilla che si accende in maniera molto, molto naturale, vieni portato dentro le cose senza poi far troppa fatica. E quindi, insomma, per un'attrice come me potermi confrontare e lavorare in questo modo è un gran privilegio. È stato molto divertente lavorare con loro due che ti facevano gli scherzi. Ci racconti un aneddoto magari da set in cui ti sei particolarmente divertita con loro? A parte l'aneddoto dei babbuini, però ormai quello l'ho raccontato troppe A noi volte. no, però. A voi no, cioè quello che praticamente quando loro venivano, siccome avevo paura di uscire la sera al buio da sola nel lodge dove stavamo in mezzo alla savana, agli animali feroci, a suoni di qualsiasi tipo, allora io gli avevo chiesto se potevano, la sera prima di andare a cena al ristorante, se passavano a prendermi il loro lodge, era più lontano il loro bungalow rispetto al mio ristorante, quindi se si fermavano mi chiamavano, così mi scortavano, potevamo andare insieme. E allora la prima sera, li stavo aspettando e inizio a sentire questi suoni forti di babbuini, che pensavo però fossero dei babbuini veri. E invece poi vedo come delle segnali di luce di una torcia, mi affaccio e capisco che erano loro. Allora da quel giorno è diventato poi questo richiamo, invece di mandare l'SMS c'era il verso del Com'è babbuino. il verso del No, babbuino? io non lo so fare, io non sono brava. Stefano è un grande imitatore, per Francesco lo è davvero, Stefano lo fa così Credo. perché cioè, ormai è diventata una specie di gag, in realtà è un cane, infatti lo chiamano l'imitatore cane, perché va bene, però sul babbuino era bravo pure lui. Per cui a tutte le sere c'era questa cosa del babbuino, poi ce ne sono tanti, pure quando siamo arrivati in Kenya, nel secondo posto dove abbiamo girato, abbiamo preso un piccolo aereo, anche quella è stata un'esperienza, perché non ero mai salita su un aereo così piccolo. Più grande come quello sul film. Tipo, no, un po' più grande, eravamo in 8. Per cui però era un po' più grande, ma non poi tanto più grande. Siamo arrivati in quest'altro posto che era veramente la riserva di Shabas, sperduto nel niente, cioè proprio non c'era.
c'era solo natura, solo natura, natura e natura, un posto meraviglioso. E era già una settimana che eravamo in Kenya, e quindi si era creato già una grande complicità tra noi tre. Arriviamo in questo lodge e io avevo un sacco di valigie, mentre loro non so perché le avevano lasciate, non so dove, per cui gliele avrebbero poi portate. Io, loro avevano solo, per Francesco aveva il suo computer, Stefano aveva il suo computer, non avevano niente. Io, tipo, con 50 valigie, una sulla spalla, un'altra, così. E iniziamo a camminare verso i nostri bunker. A un certo punto dico, ragazzi, magari il gesto di aiutarmi e di prendere una valigia può essere anche carino, insomma, ci può Sì. stare, no, in questa situazione. E Stefano, ma vedi, perché ormai noi ti dico così, come se tu fossi un uomo, come se tu fossi uno di noi, capito? Cioè, e questo, infatti, mi hanno massacrata, ecco. Però c'era, cioè, vabbè, viva la parità dei sessi, vediamola così. L'abbiamo dato l'unica, Esatto, penso. adesso ce la teniamo. Camilla Filippi, il tuo personaggio, contrariamente a quello di Vittoria, che è una donna molto confusa, una che anche fa dei magheggi poi, molto misteriosa, è il personaggio che rappresenta in qualche modo una speranza per l'Italia, perché questi tre personaggi tratteggiati sono tutti negativi. Tu invece appunto mantieni quest'aura, non di santità, non dico di santità, però stai lì nel campo, incinta e continui ad aiutare gli altri. Innanzitutto raccontaci un po' del tuo personaggio. Comunque volevo dire che Favino e Accorsi, se avessero trovato insieme alla Puccini un babbuino, avrebbero usato la Puccini come scudo, Secondo secondo me. me. Cioè, È bellissimo, però. cioè. Andava sempre avanti a me, veniva ad ascoltare, però poi io ero sempre la prima della fila, capito? Gli uomini, no? Sì. Come un gruppo, veramente. Vabbè, allora. Il mio personaggio è quello di Elsa, ed è un'infermiera. L'equivalente di un caposala in un ospedale normale. E, appunto, il mio è l'unico personaggio che è in Africa per un'esigenza reale, consapevole più che reale, nel senso che sono lì perché voglio esserci, a differenza degli altri che ci sono perché scappano, si rincorrono, vogliono dimenticare, non sanno, si devono ritrovare per tante ragioni. Invece il mio ha una solidità. Non so se il mio personaggio rappresenta una speranza, ma sicuramente una concretezza, che è una cosa importante, un valore importante, sia la coerenza che la concretezza, che credo siano dei valori che in questo periodo storico si stiano un po' perdendo, grazie a Dio, non per tutti, però per qualcuno si sta perdendo. E secondo me il mio personaggio serve un po' appunto serve la mia bontà, la mia coerenza, serve per far risaltare ancora di più i lati neri degli altri tre personaggi. Sì, però il fatto che comunque il tuo personaggio, contrariamente a quello di Pierfrancesco, che ha un proprio tornaconto personale da seguire, o quello di Stefano, che in realtà è sempre un tornaconto personale, però perché sfugge, diciamo, dal suo passato, tu decidi consapevolmente di rimanere nonostante sia incinta. Tu eri incinta davvero, tra l'altro, sul set. Hai avuto un po' paura di arrivare fino in Africa, insomma, sappiamo che è un posto dove una Guarda, dove vivere una dimmi gravidanza perché non è non la sei cosa, rischiata. Hai detto, non è vabbè, una non sei. cosa più facile del mondo vivere una gravidanza in quelle No, condizioni. Voglio dire, tu con una corsa sei finita, no? Nel film, dopo aver fatto una corsa, sei tu finisci con una crisi sfortunata. cardiaca, lei poverella, è anche Sì. incinta, quindi insomma. Allora, devo dire che Devo ammettere che. devo ammettere che in Africa non ci sono stata. Io ho girato soltanto in Salento, però diciamo che per una di Brescia andare in Salento è un po' come andare in Africa. Ciao, quell'avventura Scherzo, dell'Oriente. scherzo, giuro che scherzo. Amo la Puglia. E quindi appunto non ho potuto vivere quell'esperienza, l'ho vissuta guardando tutto il materiale, che era stato girato lì e ascoltando soprattutto i racconti di Vittoria e di Lucio, che sono, diciamo, le due persone con le quali ho un rapporto più stretto nella vita. E, peraltro, Vittoria si dimentica di raccontare che appena è arrivata in Africa, è stata l'unica poverina a entrare in stanza e trovarsi un bel pipistrellone che Un lì topo. è E arrivato. generalmente i due si escludono perché non è che il pipistrello mangia i topi, cioè o c'è il topo o c'è il E pipistrello, però no?
Io c'avevo due che convivevano, non so, da un ecosistema, solo nella mia stanza. Esiste quell'ecosistema lì. Ma ci sono stati Pierfrancesco e Stefano. Bah, non lo so, non La lo so. reincarnazione dei due. Metaforicamente, ce Ne hai l'ho visto in questa chiave. Vittoria, ci dici che cosa ti è rimasta di questa esperienza in Africa? Mi è rimasto, mi è rimasto il ricordo di questa terra che mi è entrata proprio dentro e che mi ha conquistata fin dal primo momento in cui ci ho messo piede. E non pensavo che mi avrebbe toccato così tanto. Mi avevano parlato del Mal d'Africa, comunque di una sensazione forte che si avverte arrivando lì, e devo dire che ne ho avuto assolutamente conferma. Perché da una parte è come se tu ti sentissi, è come se ti senti un po' a casa, nonostante che sia una realtà totalmente diversa da quella a cui siamo abituati, c'è un senso di appartenenza a quella terra, almeno che io ho avvertito, e che ti fa essere comunque a tuo agio lì. Dall'altra hai questo rapporto con la natura che è incredibile, anche a quello non siamo assolutamente abituati, siamo abituati nel nostro mondo occidentale a cercare di controllare la natura, lì è la natura che detta le regole all'uomo e non viceversa, quindi i rapporti sono completamente sbilanciati e capovolti, e anche quello è un qualcosa che ti colpisce e ti porta a. Non so, anche a forse a ritrovare anche proprio un contatto con te stessa, con la tua parte più intima, più sincero, più vero, senza tante distrazioni, senza anche tante false, senza tanti falsi appigli, non so. È una terra che è vero che ti porta fuori quello che veramente sei, ti spinge a essere quello che veramente sei, senza compromessi o falsità. La Ginevra non fa questo effetto, lei continua a essere iena pure in Africa, resiste anche al fascino dell'Africa micidiale.